Ciao bambini, oggi andremo a vedere insieme il desktop. Ma che cos'è il desktop? Il desktop è la prima schermata che compare sul monitor appena accendo il computer. Cosa trovo sul desktop? Posso trovare tanti piccoli disegni che si chiamano icone. Le icone rappresentano i programmi che noi abbiamo installato nel computer. Oltre alle icone dei programmi, che possono cambiare da computer a computer, alcune icone sono presenti su tutti i computer, come l'icona del cestino. Nel cestino troviamo tutto quello che abbiamo eliminato dal nostro computer. Un elemento importante del desktop è la barra delle applicazioni. Qui troviamo le applicazioni aperte e il pulsante Start. Premendo sull'icona Start si apre una finestrella con un elenco di tutti i programmi che ho installato sul computer. Dentro questa finestra trovo l'icona del pulsante di spegnimento del computer. Sul lato destro del nostro desktop troviamo altre piccole icone. Nel dettaglio andremo a vedere queste. La prima icona mostra tutti gli avvisi del computer e alcune delle impostazioni. La seconda icona mostra in formato ridotto la data e l'ora. Se la apro, compare il calendario con il mese. Questa icona indica il volume e aprendola mi permette di abbassare o alzare il volume. Questa icona invece rappresenta il Wi-Fi, cioè la connessione ad internet. Se apro la finestrella, posso vedere tutte le reti internet a cui posso connettermi. L'ultima icona che andremo a vedere è quella della batteria, con la spina se attaccata alla corrente e senza la spina se il computer non è attaccato alla corrente. Grazie per aver seguito la lezione, ci vediamo la prossima volta, ciao!